Buonasera, buonasera cari amiche, cari amici di Penelope e le sue carte, benvenuti e bentornati sul mio canale. Eccoci nuovamente insieme con un nuovo video, stavolta mensile. Andiamo oggi a vedere insieme che cosa ci riserva l'intero mese di settembre 2019. Anche l'estate sta volgendo al termine, aperta parentesi, grazie a Dio perché non ne potevo più di questo caldo, chiusa parentesi. Come vedete, ho già formato la base dei tre mazzetti, vi invito a sceglierne naturalmente uno, ma poi andrò comunque ad ampliare con l'altro mazzo di carte. Quindi fate questa scelta iniziale, poi vedrete man mano andremo a lavorarci su, andremo proprio ad approfondire, va bene? Allora, dicevo, andiamo a vedere dal 1 al 30 settembre 2019 che cosa ci riserva il destino. Vi invito a scegliere un mazzetto fra la barchetta rossa, barchetta azzurra e il pesciolino. Questo è il pesce, va bene? Ok, concentratevi e fate la vostra scelta. Nel frattempo vi ricordo, se foste interessati a fare un consulto privato personalizzato e volete informazioni su come questo funzioni, bla bla bla, potete contattarmi sia sulla mia mail, quindi le carte di Penelope @gmail.com, oppure direttamente su Facebook. Mi trovate come le carte di Penelope, va bene? Vi invito poi naturalmente ad iscrivervi a questo canale per essere sempre aggiornati ogni qualvolta io pubblico un nuovo video, va bene? Ma adesso penso di avervi detto tutto, quindi bando alle ciance e andiamo a vedere che mese di settembre ci promettono i miei tarocchi. Andiamo. Eccoci qua, andiamo a vedere la barchetta rossa. Vediamo un po' la barchetta che cosa ci promette. Allora, dunque, andiamo a scoprire la carta maestra. Diciamo, beh, ma aspetto, ancora non mi esprimo. Tanto ve la faccio vedere. Guardate com'è. Guardate com'è questa carta. Allora, vediamo. Andiamo un po' a vedere, diciamo che, allora andiamo a mischiare, andiamo un po' a vedere. Diciamo che questo mese di settembre sicuramente ci regalerà delle soddisfazioni. Qui c'è una soddisfazione in arrivo per noi sicuramente, ma anche e soprattutto ci vedrà davanti ad una scelta sicuramente. Magari avremo più opzioni per un qualcosa, più opzioni per un qualcosa. E dovremo, ecco, decidere, quindi c'è da prendere una decisione e fare una scelta, ma più che decisione, appunto, è una scelta nel senso che si sceglie fra A e B. Ok? Si sceglie fra A e B. E qui vi vedo proprio trovare la chiave, trovare la soluzione per il vostro problema. Quindi è come se magari adesso non sapeste cosa fare, non sapeste che strada intraprendere. Ecco, diciamo che questa risoluzione il mese di settembre ve la dona, ve la regala. Ok? Andiamo a vedere più nel dettaglio. Oh no, dai. Guarda, qui c'è proprio una scelta da fare. Qui c'è una scelta da fare, una decisione da prendere, ma anche una bella, bella, bella soddisfazione che vi prenderete. Allora, il mese di settembre ci promette, dicevamo, una decisione, quindi un riuscire dopo tanto tempo, dopo tanto perseverare. Dopo tanto, diciamo così, giostrarsi fra più situazioni, perché qui è come se voi vi doveste muovere, vi doveste appunto giostrare fra più situazioni e doveste però a questo punto arrivare ad una decisione. Ebbene, settembre vi porterà a questa decisione.
Vi ci porta, diciamo, ve la regalano perché sarete voi che dopo tanto calcolo, dopo, come posso dire, dopo, sai, come dicevo, no? Quando uno deve soppesare tutto, deve calcolare, diciamo, come muoversi, cosa fare, bla 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 bla, io qui ad una scelta, ad una decisione vi ci vedo arrivare e credo anche felice perché vi vedo che avete la vittoria in tasca. Ecco, le carte vi promettono proprio vittoria. Ok? Quindi qui vittoria. Potrebbe essere una vittoria anche nel vero senso della parola, quindi potreste vincere una competizione di un qualsiasi tipo, se fate delle gare, se dovete sostenere un esame, capito? Qui potreste arrivare anche a una laurea, per esempio, perché no? Ok? Oltre a questo, qui ci vedo se siete in coppia, perché qui ci posso vedere anche una coppia, problemi di gelosia, eh? Qui ora non so se sarete voi o se sarà l'altra persona a farvi le paranoie, però qui ci saranno anche paranoie di gelosia. Ve lo dico perché la vedo. La vedo. Ecco, quello che vedo, ci vedo anche delle feste, vi vedo ad una festa, quindi godere di questo, diciamo, no? Quindi anche momenti di gaudio, di divertimento, va bene? Momenti anche di tenerezza, oserei dire, di passione, perché qui c'è pure quella, qui c'è anche quella. Quindi potreste vivere proprio un bel momento, però sempre calibrato, eh? Qui non vi vedo una persona, una donna, un uomo, sai quando uno si lascia andare completamente, no? Che vive una passione o un momento felice, un'intesa con un'altra persona, ecco, che si lascia completamente abbandonato a babbo morto. No, qui no. Qui ci vedo sempre il cervello bello sveglio, bello vispo, bello allerta. Ecco, vi vedo stare allerta. Si vede che qui ci sarà, vivrete una situazione che vi farà stare un attimino allerta, va bene? Andiamo a vedere. Qui ci sono naturalmente anche notizie in arrivo, quindi se aspettate notizie di un qualche tipo che vi possano portare alla risoluzione di qualcosa, queste arriveranno. Potrebbe essere, non lo so, una diagnosi, potrebbe essere una sentenza, potrebbe essere tante cose, va bene? Quindi una risoluzione, un arrivare alla fine di un qualcosa, non so se mi spiego bene. Qui ci posso vedere anche vincere un premio, come dicevo prima, insomma, ci posso vedere un sacco di cose, un sacco di cose. Se avete un qualcosa anche di legale o comunque che dovete trovare una soluzione con un'altra persona, cioè siamo due persone, no? Che dobbiamo arrivare ad un accordo, per esempio, di un qualche tipo. Qui vi ci posso vedere arrivare, eh? Ci sta che riusciate a trovare l'accordo con un'altra persona su un qualcosa. Sì, qui c'è proprio un voi, diciamo così, voi che potreste, è come se me lo riconfermassero queste carte, potreste arrivare, a parte una notizia sicuramente che vi dovrà arrivare, quindi qui notizie che arriveranno, notizie che arriveranno, ma anche proprio pettegolezzi, cioè delle notizie, a parte le notizie proprio messaggi, ma anche pettegolezzi che vi arriveranno all'orecchio, pettegolezzi che vi arriveranno all'orecchio, eh? Esatto, vedi?
Qui c'è una soddisfazione proprio di coppia, quindi qui ci potrebbe essere un incontro, ci potrebbero essere notizie che arrivano da questa persona che a noi interessa molto. Ok? Quindi un mese proprio positivo che ci donerà gioia, ci donerà apertura di cuore, ci donerà la riuscita, il successo di un qualcosa, ma anche proprio nel senso affettivo, quindi un incontro d'amore, un momento felice se siamo già in coppia, un accordo legale se siamo in battaglia, insomma, un settembre veramente veramente positivo, per tutte voi. Sono proprio contenta. Sì, un buon settembre ad ognuno di voi, quindi. Allora, eccolo qua. Andiamo a vedere il mese di settembre secondo il nostro pesciolino. Andiamo a vedere che mese ci prospetta il pesce. Ecco qua. Allora, andiamo a vedere, poi, come dicevo, andiamo a chiedere ai nostri tarocchi, vediamo un attimino. Il mese di settembre per il pesciolino. Allora, qua sicuramente ci sono delle novità, dei cambiamenti, notizie che arriveranno, novità e cambiamenti. Qui c'è voglia di fare, c'è voglia di fare, c'è voglia di buttarsi in qualcosa, no? Forse magari proprio un nuovo progetto, una cosa nuova, ecco. Un nuovo lavoro, una nuova avventura, diciamo. Ecco, qui c'è un qualcosa da fare con altre persone sicuramente, e la forza, il coraggio, l'audacia di poterlo fare. Va bene? Almeno questo è quello che promette inizialmente questo mese di settembre. Andiamo un po' a vedere. C'è qua. Guarda, pazzesco le carte, pazzesco, pazzesco. Allora, qui ci sono notizie in arrivo. Ok? Notizie in arrivo da qualcuno, c'è l'inizio di un qualcosa di nuovo. Io vi vedo anche in mezzo alle persone, quindi qui il mese di settembre vi chiamerà a fare qualcosa con qualcun altro, ok? Con qualcun altro. Qui c'è un fare, non voglio dire di gruppo, gruppo no, non sono queste, con altre persone, ecco, con altre persone. Dunque, notizie in arrivo, quindi se state aspettando qualche notizia, questa arriverà. Qui ci potrebbe anche essere un viaggio da qualche parte, uno spostamento, un movimento. Notizie che arriveranno. C'è un po' d'ansia, sinceramente, forse proprio per motivi di salute o forse proprio perché state aspettando queste notizie, che potrebbero essere anche e non solo, naturalmente, riguardanti la salute di qualcuno. Qui manda, c'è un po' d'ansia, un po' di. Ci saranno degli accertamenti da fare perché vi vedo fare, ragazze e ragazzi, accertamenti può essere anche, ne so io, la visita dal ginecologo annuale, ecco, nel senso, tranquille, per l'amor di Dio, ecco, in questo senso, che ne so, per noi fanciulle, per noi donne. Lo striscio dal ginecologo piuttosto che la visita annuale dai dentisti, capito? Ecco, quindi state tranquille. Una visita medica, ecco, di controllo. Cos'altro? Per alcuni la visita, per altri la diagnosi vera e propria. Dicevo, qui ci vedo arrivare anche notizie per motivi di lavoro. Lavoro, motivi di lavoro, quindi se state aspettando, se avete mandato un curriculum o qualcosa di scritto a qualcuno, state pur tranquilli che qui vi arriverà la risposta, va bene? Ma anche l'inizio di un lavoro nuovo, se è questo che state aspettando, o semplicemente il ricominciare a lavorare dopo le vacanze estive, insomma, voglio dire io. Vediamo se ci aggiungono qualche altra cosa. Qui
Oltre a quello che vi ho detto, ci potrebbe anche essere, esatto, il fare la pace con qualcuno, il fare la pace con qualcuno, il ritrovare quindi la pace, la serenità con qualcuno, ma anche vostra interiore, anche vostra interiore. Vediamo perché questa malinconia, di chi avete nostalgia, di chi, di cosa. Qui c'è la preoccupazione per un qualche familiare, quindi magari, non lo so, un affetto, no? Un affetto che ci ha lasciato, che ci sta creando disagio, ci sta creando un po' di nostalgia, un po' di malinconia, quindi ci potrebbero essere un po', come dicevo anche qui, l'ansia, no? L'ansia, dobbiamo fare qualcosa o vorremmo, ci sarebbe la voglia di, come dicevamo, no? Di fare qualcosa per recuperare magari proprio un rapporto, però non sappiamo che fare, vado o rimango, e questo crea ansia, crea paura, non si sa che cosa fare, non si sa che cosa fare. Qui c'è l'angoscia per un familiare, non lo so, c'è la preoccupazione per un nostro familiare, c'è proprio l'ansia, il nervosismo per un nostro familiare, però insomma io sinceramente il mese non lo vedo negativo per voi, eh? Qui c'è un controllo da fare, c'è un controllo da fare, magari proprio medico, magari di altro tipo, per qualcuno di voi, ma io credo più per un vostro familiare, non tanto per voi, secondo me. A voi vi colpisce un po' di striscio questa cosa, una cosa che crea ansia naturalmente, no? Ovvio, però insomma io sinceramente cose gravi qui non ne vedo. Anzi, qui c'è un qualcosa, al di là di queste cose, qui c'è un qualcosa che va a sistemarsi. Come vi dicevo, ci sono notizie in arrivo, c'è un qualcosa da fare in gruppo, abbiamo visto uno spostamento, un movimento, un viaggio che potreste fare, magari anche solo di rientro, per carità. Qui c'è una notizia che potrebbe arrivare da una persona, non voglio dire anziana, comunque grande, diciamo che potrebbe essere il padre o comunque una persona che ci crea, come dicevo, un po' d'ansia, perché ci mette agitazione, come se ci dovesse portare poi a intraprendere qualcosa, capito? Una notizia che presuppone poi un nostro movimento, una nostra decisione, un nostro doverci muovere in un senso o nell'altro. Ecco, però diciamo che oltre a tutte queste carte che abbiamo visto, le cose che abbiamo detto, la carta maestra è questa, e sinceramente questa carta di negativo non ha niente. Quindi io per ricapitolare, diciamo, questo mese di settembre per voi, io qui ci vedo un qualcosa da fare, qui c'è un movimento, un inizio di qualcosa, un mettere le basi, un gettare le basi per qualcosa. Notizie in arrivo, come dicevo, il lavoro, il movimento, il fare. Delle chiacchiere, dei pettegolezzi che potrebbero arrivarci, ma anche notizie che riguardano la nostra famiglia o un nostro familiare che ci creeranno un po' d'ansia, un po' di nervosismo. Ecco, questo, diciamo, questo è un po' il succo del mese. Il succo del mese, voglio chiedere una cosa soltanto. Sì, qui c'è più che altro, ecco, come dicevo prima, vi confermo tutto quello che vi ho detto fin qua. Qui c'è semplicemente un qualcosa che ci creerà un po' di nervosismo, di ansia, di paure. Ecco, però
Però io credo che riuscirete poi a trovare, a ritrovare, diciamo così, la pace, la tranquillità alla fine. Nervosismo, ma anche la pace, la serenità. Quindi sicuramente ne uscirete fuori, va bene? Un mese, la base, diciamo così, non è negativa, eh? Ok? Un buon settembre a voi. Eccoci qua, andiamo a vedere la barchetta azzurra che settembre ci promette. Vediamo un po'. La carta, che è questa la vostra carta, vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qua. Vediamo un po'. Allora, qui sicuramente c'è un settembre felice, almeno da quello che vedo qua, dovrebbe essere proprio un mese, l'intero mese all'insegna proprio, non so se siete in un'associazione che lavorate nel volontariato, potreste iniziarlo, se l'avete già iniziato potreste semplicemente continuarlo, prendere sempre più campo, sempre più importanza per voi, no? In questo campo. Qui ci potrebbe essere anche un aiuto che ci potrebbe arrivare nel mese di settembre, un qualcuno che possa venire in nostro aiuto, che ci offre il proprio aiuto, il proprio appoggio, il proprio sostegno, anche economico, anche economico, di tutti i tipi. Diciamo un qualcuno che arriva a darci una mano, che sia il destino, una persona, poco importa, ok? Andiamo a vedere. Esatto, qui, guarda, ho capito, qui ci si deve rimettere in piedi, abbiamo perso una battaglia, siamo state umiliate, qui c'è una perdita che abbiamo subito, magari proprio da questa persona, da questo uomo, da questo ragazzo a cui noi teniamo, che ha preso qualcosa. Ci ha preso qualcosa e se n'è andato, però io vedo sorgere di nuovo il sole, qui c'è di nuovo l'arcobaleno, quindi qui dentro di noi c'è la speranza forte, diciamo così, del messaggio, del riapparire di questo uomo, uomo che si era fatto vedere in un modo, invece poi si è dimostrato in un altro, uomo che ci ha fatto soffrire, ci ha umiliato, magari ci ha sedotte e abbandonate, capito? Ha preso qualcosa da noi e se n'è andato. Comunque, diciamo, come posso dire? Diciamo, trova delle scuse, tira bidoni, non si fa vivo, sparisce, riappare, non si capisce bene cosa voglia da noi questa persona. Ecco, io vedo che con il mese di settembre, se state aspettando che quest'uomo ritorni, qui una sua notizia io ce la vedo, eh? Ce la vedo. Quindi qui siamo noi, siamo molto abbattute. Vedo che apriamo questo mese di settembre, insomma, un po' down, siamo un pochino sottotono, nervose, agitate, non stiamo bene. Però, ecco, qui, come dicevamo in apertura, c'è un qualcosa o un qualcuno che ci viene in aiuto, che ci viene in aiuto. Quindi una situazione che va a risollevarsi, diciamo, vediamo. Vedi? Sì, qui vi vedo proprio. Guarda, qui c'è una novità positiva, ve lo confermo. Quindi qui si parte da un momento proprio di abbattimento, di umiliazione, di frustrazione, di tristezza, di amarezza. Si è spenta la candelina. Di tristezza, di amarezza, che poi però riusciremo a superare. Sicuramente.
Qui c'è un qualcosa che faremo, ci sono delle notizie in arrivo che arriveranno, ci sono delle notizie in arrivo. Qui ci potrebbe essere anche una situazione, per alcune di voi mi è venuta alla mente guardando le carte, ve la devo dire, che si sono accorte tradite. E invitano il marito o comunque il proprio uomo a chiudere con l'altra donna, ok? Perché qui ci vedo un ménage à trois, quindi un'umiliazione in questo senso. Però, ripeto, io la vedo andare poi alla fine positivamente per voi. Otterrete ciò che vorrete, o comunque vi verrà la persona, o comunque le persone, o la situazione, per ognuno di voi sarà naturalmente diverso, vi verrà incontro, nel senso c'è un qualcosa che andrà comunque sia capito a vostro favore, non che troviate la soluzione a tutti i vostri mali, assolutamente, però ecco, ok, un qualcosa che avete perso potrebbe riapparire, anche grazie magari ad altre persone che vi daranno una mano. Occhio ai pettegolezzi, qui ci potrebbero essere dei pettegolezzi, delle chiacchiere, delle notizie che fanno male, che sarebbe meglio perderle che trovarle, naturalmente, ok? Quindi qui direi un mese che si apre un po' così e così. Un po' così e così. Qui ci potrebbe essere poi anche per alcuni di voi una battaglia legale, vedo da queste carte, una battaglia legale, quindi notizie anche da un avvocato, insomma, si riprende, diciamo, un pochino la quotidianità. Quindi dicevamo, un momento un po' di scoramento, di scoraggiamento, che però poi andrà verso il meglio. Verso il meglio, quindi diciamo che se state vivendo un momento un pochino difficile, il mese di abbattimento e di fermo e di sconfitta, di umiliazione, di perdita di qualcosa o di qualcuno, bla bla bla, il mese di settembre vi vede rimettervi in carreggiata, rimettervi in piedi, ripartire, ricominciare. Ok? Quindi direi che anche qui, ragazze e ragazzi, il messaggio è incoraggiante, quantomeno. Ricordate che arriverà qualcuno o qualcosa in vostro soccorso. Qui c'è proprio un aiuto che arriverà, qualcuno che vi darà una mano. Ok? Ok, eccoci qua. Quindi anche per voi, care amiche e cari amici, direi un settembre, insomma, non voglio dire felicissimo perché qui si parte da una situazione abbastanza triste, abbastanza difficile, però insomma, che come dicevo vi rimette quantomeno in moto. Io anche per questo video penso, spero di avervi detto tutto, vi ringrazio come sempre del vostro affetto, dei vostri riscontri che mi danno tanta tanta gioia e tanta soddisfazione. Vi abbraccio, vi bacio. Gioia e amore ad ognuno di voi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!